Buonasera a tutti voi. Oggi siamo qui riuniti nella casa, nella cucina del mio amico Francesco per preparare un fricco. Non il solito fricco, ma il fricco di Luca Montfer, ovvero colui che vinse la quarta stagione di Masterchef negli Stati Uniti. Sappiamo tutti che l'ultimo dell'anno è alle porte, quindi bando alle ciance, iniziamo. Del nostro chef di oggi, per questa sera, il nostro amico Francesco. Buonasera a tutti. Per la realizzazione del frico abbiamo bisogno di 700 g di patate, di una cipolla oppure di una cipolla grande, bastano 3/4, e infine 3 tipi di montage con diversa stagionatura. Abbiamo 2-3 mesi di stagionatura, una stagionatura di 4-6 mesi e una stagionatura intorno ai 10 mesi. Prima di tutto si comincerà dalle patate e andremo a grattugiarle con la grana grossa. Incominciamo a grattugiare le patate. Il nostro chef ci farà vedere come taglia la cipolla e così introduciamo la seconda fase di questa ricetta. Dopo aver tagliato e grattugiato tutte le patate, cominciamo con la cipolla e la rendiamo in piccole parti perché la andiamo a soffriggere. Osservate la velocità del coltello, non è da tutti. Ora andiamo a trasferire la pentola. Non ci aggiungeremo nessun tipo di sale o altro condimento, a meno dell'olio, perché l'olio è necessario per il soffritto. Il sale non lo aggiungeremo perché il formaggio è già sapido di suo, esatto. Quindi non ne avremo bisogno. Esatto, il nostro amico Francesco ci sta dicendo una cosa molto importante. Per questa ricetta non è assolutamente indispensabile il sale, quindi dopo aggiungeremo solo un po' di pepe. Ora mi accingo a gettare nella padella tutte le patate precedentemente grattugiate. L'obiettivo di questo passaggio è di stufare le patate e non appena saranno tutte stufate, quindi diventeranno morbide, si metterà il formaggio grattugiato. Momento di tagliare il formaggio, ora lo andremo a togliere dalla sua crosta e successivamente il nostro amico chef Francesco lo andrà a grattugiare a grana grossa. Stufato il composto di patate e cipolle, non ci resta che, prima di tutto, dobbiamo aggiungere il formaggio e lo andremo a aggiungere in due momenti. Andremo ad aggiungere una metà, all'incirca metà, e lo andiamo a amalgamare con l'ausilio di 2 mestoli di legno. Una volta che il formaggio, la prima parte del formaggio si è sciolta, andiamo ad aggiungere la restante. E andiamo a fare la stessa cosa, cioè andiamo ad amalgamare, sempre con l'ausilio di 2 mestoli, tutto il composto. Ah, io sono veramente troppo tentato. Un assaggino adesso proprio così lo do. Tutto il formaggio si è amalgamato bene alle patate e ora lo schiacceremo e lo renderemo come se fosse un tortino.
E a livello uniforme lasceremo cuocere a fuoco medio-basso, non troppo alto perché sennò si brucia, e lo lasceremo finché farà la crosticina. E di tanto in tanto controlleremo il composto, la parte inferiore a contatto con il fuoco, per capire lo stato della crosticina. E poi a questo momento lo andremo a girare. Procedendo con la cottura, di tanto in tanto dobbiamo anche fare questo movimento qua, affinché non si attacchi troppo nella parte inferiore, e in questo modo si creerà una crosticina che non attaccherà al fondo della pentola. Bene, io colgo questo momento per ricordare a tutti coloro che ci stanno vedendo in questo momento che il frico non solo è una ricetta, è un piatto delizioso qui in Friuli, ma anche ovviamente è molto conosciuto anche al di fuori di questa realtà appunto friulana, e quindi invito tutti coloro i quali vogliono gustare altri sapori, altri vini, altre specialità sempre friulane, di proprio venire in questa terra magnifica che è anche una terra di confine, sempre stata sin dal secolo scorso, terra che ha visto. Che ha visto anche guerre, no, di confine con la Slovenia e poi anche appunto come sappiamo tutti con l'Austria. Durante la cottura controlliamo anche, passiamo con una spatola tutta la circonferenza del frico, e in questo modo, come si può vedere, facilitiamo lo staccamento, e possiamo anche vedere la parte sotto che comincia a fare la crosta. Essendo il formaggio molto grasso, rilascerà in superficie durante la cottura il proprio grasso sciogliendosi. E visto che è in eccesso, dovremo inclinare la pentola e con l'ausilio di un cucchiaio o anche di un mestolo, togliere questo grasso in eccesso perché non facilita la cottura. Ed è molto deleterio. Bene ragazzi, il momento finale è giunto e quindi non ci resta altro che mettere nel piatto il nostro fricco. Uno, due, tre. Il nostro chef ce la sta mettendo tutta per la buona riuscita di questo piatto. No, scherzo, in realtà c'è ancora un'ultimissima cosa da fare per la buona riuscita del nostro fritto. Ora lo chef Francesco ce lo dirà. Dovremo, una volta capovolto, dovremo trasferirlo nella teglia iniziale con un con un po' di. movimento rapido, possibilmente, per continuare la cottura. Aiutiamo schiacciando, sempre a fuoco medio-basso, e proseguiamo la cottura finché farà un'analoga crosticina. Dico bene, Francesco, c'è una bella superficie dorata che riveste il nostro frico, quindi secondo me questo indice Sì, è buon frico. hai ragione Nazareno, questa crosticina è proprio l'ideale, è un frico che sta venendo bene ed è il frico ideale, deve appunto avere questa colorazione, quindi quando bisogna girarlo controlliate che sia effettivamente di questo colore, quella crosticina. Non è uno scherzo stavolta, il nostro frico è pronto, il nostro chef non vede l'ora di impiattare il In frico. realtà lui è più impaziente, però. Esatto. Comunque adesso non ci resta, come ho detto già prima, di mettere sul piatto il nostro frico. Spegniamo il fornello e facciamo la stessa cosa di prima, quindi prendiamo un piatto largo oppure sì, insomma, qualcosa che riesca a contenere il frico e ribaltiamo come in precedenza. È possibile che attacchi
la crosticina nel fondale della pentola, ma non c'è nessun problema, basta aiutarsi con una spatola e il gioco è fatto. Presa. Wow, ragazzi. Nel mio caso non è servito, è venuto tutto bene, ma magari se siete alle prime armi, allora è possibile che si attacchi sul fondo. E questo è il risultato. È davvero un'opera d'arte qua, ragazzi. Grazie. Ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo, sei stato fondamentale. Simpaticissimo, come sempre, per la puntata di oggi. Un saluto a tutti, anche al nostro cameraman che in questo momento sta dietro le quinte ma ci supporta sempre, che è Giacomo. Un saluto a tutti e viva il Friuli! È il momento del formaggio, ora lo andremo a tagliarlo. No, aspetta. Stufato il composto di patate e cipolle, noi siamo super affamati e quindi... No, aspetta. In questo modo evitiamo che si attacchi, anche se non è così facile, cioè così difficile, alle pareti. Per la buona ricetta di questo piatto. Non so. Oh, aspetta. Si sta cimentando in una ricetta classica. Questa volta non è uno scherzo, ma ci siamo riusciti. Il nostro frico è finalmente pronto. E col grande aiuto che mi ha dato oggi in cucina Francesco, che assolutamente aspetta.